Mercoledì 3 aprile 2024, dodicesimo incontro della scuola di preghiera di San Fedele. Venite e vedrete. La preghiera del Cardinal Martini. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. La contemplazione di questa sera sarà dedicata all'apparizione di Gesù risorto a Maria di Magdala e l'altra Maria nel Vangelo di Matteo. Ci dedicheremo alle apparizioni in questi prossimi ultimi incontri. E questo soprattutto per una questione di calendario, perché questa volta la Pasqua è alta, il che ci dà l'occasione di chiedere la grazia di penetrare in un modo molto più profondo nel mistero della risurrezione. La richiesta della grazia suggerita da Sant'Ignazio per questa quella che negli esercizi è la quarta settimana, dedicata appunto alla resurrezione, è rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore. Notiamo che c'è la richiesta di grazia ci chiede e ci propone e ci invita a un'esperienza molto, in un certo senso, estrema di uscire da noi stessi. Cioè la nostra gioia è entrare nella gioia di Gesù, comprendere la gioia di Gesù, la gloria di Gesù e quello che gli è capitato. Quindi, quanto più, e ne abbiamo fatto esperienza anche questa sera rileggendo i racconti della flagellazione dell'oltraggio subito da Gesù prima della crocifissione, quanto più siamo riusciti a partecipare alla sofferenza di Gesù, a soffrire insieme a lui, tanto più adesso riusciamo a gioire della sua gioia, non tanto della nostra gioia, quanto della sua gioia. Quindi l'apparizione del risorto alle donne nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti dal 1 al 10. E naturalmente anche, mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie attività siano rivolte unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. Il brano recita: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore, e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro dicendo: Salute a voi. Ed esse avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete,
Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. È l'alba del primo giorno della settimana, che noi consideriamo domenica. Immaginiamo il luogo, il sepolcro, il luogo del sepolcro, le luci dell'alba, i rumori dell'alba, forse è un giardino, forse è un terreno più desertico. I profumi dell'alba, gli uccelli che si risvegliano, che cantano, e questo sentimento di attesa prepara l'arrivo di Maria di Magdala e l'altra Maria. Non sappiamo che cosa le spinge, che cosa spinge le due Marie ad andare a visitare il sepolcro. Portano con sé gli unguenti, ma se avevano visto seppellire Gesù, sapevano che non era non era, sarebbe stato possibile accedere al suo corpo e ungerlo. Anch'io mi immedesimo in una delle due Marie, forse Maria di Magdala, forse l'altra Maria. Sono così insieme che è difficile in un certo senso distinguerle. E vengono prese mentre corrono verso il sepolcro, con tutte le emozioni che si portano nel cuore, da un turbinio di eventi, un terremoto. L'angelo del Signore che si accosta, rotola la pietra e si siede su di essa, l'aspetto dell'angelo vestito di bianco, luminosissimo, le guardie che si spaventano e si tramortiscono. E a questo punto le due donne sono sole, tanto che l'angelo, senza distrazioni, senza timore che qualcun altro potesse sentirle, si rivolge a loro: non abbiate paura, voi non dovete avere paura. E quindi le istruisce, sempre da questo aspetto di grande luce, ad andare a dire che Gesù è risorto, di andare dai discepoli e di che lo vedranno in Galilea. Le due donne già provano una grande gioia e ubbidiscono immediatamente per dare l'annuncio ai discepoli: Gesù è risorto. La stessa scena, e questo loro non se lo aspettano, perché che cosa potevano aspettare più di così? Tutto sarebbe forse accaduto in Galilea. Ma una nuova scena, forse il sentiero. In piano, in discesa, in salita. Maria e Maria si tengono per mano. Hanno questo grande, grande, grande annuncio da dare ai discepoli. E all'improvviso, ecco, Gesù viene loro incontro. Non faticano, come in altri racconti, a riconoscere che è Gesù. E le saluta. Qui Matteo è molto essenziale. Maria e Maria si avvicinano, mi avvicino.
lo afferrano per i piedi, si inginocchiano. E Gesù dice loro: non temete, proprio come aveva detto l'angelo, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Siamo ormai abbastanza esperti di contemplazione immaginativa per poterci concedere qui una novità che va oltre le descrizioni dei Vangeli. Cioè, tra il momento in cui Gesù le saluta, Maria e Maria si avvicinano, è il momento in cui Gesù dice loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. È forse anche il momento in cui le due donne si alzano, possono accadere tantissime cose. Com'è Gesù? Che corpo ha? Che voce ha? Che sguardo ha? Mi dice qualcosa di nuovo? Qualcosa di più? Dopo quel salute a voi e prima di quel non temere? E nel mio cuore che cosa si muove, che cosa sto capendo, che cosa comprendo di Gesù risorto? È simile in tutto a Gesù che ho conosciuto e di cui sono stata discepola? Allo sguardo del Gesù che ho visto camminare per le strade di Gerusalemme verso la croce? Lo sguardo è la sofferenza che ho intuito lo attraversava prima di morire? E com'è adesso? Quale realtà? Come si manifesta il grande mistero della sua resurrezione? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.